A Teramo, sette consiglieri di opposizione hanno presentato un esposto in procura a seguito delle chiusure integrali ripetute e perduranti di vari uffici e servizi essenziali del comune di Teramo. A causare lo stop sono stati fattori quali il Covid, con diversi casi di dipendenti contagiati al rientro dalle festività natalizie, ma anche ferie e malattie che hanno aggravato la già nota carenza di personale. Dunque la minoranza comunale si è unita su un tema che nelle ultime settimane ha suscitato grandi critiche tra i cittadini. Questi disagi persistono anche oggi. Alcuni uffici sono stati riaperti, altri sono ancora chiusi, tipo l'URP. Altri, come il protocollo, bisogna lasciare la documentazione a una guardia giurata che poi riconsegna una ricevuta a distanza di ore. Quindi le puoi immaginare che disagio che c'è nei confronti della gente, ma soprattutto sulla scarsa riservatezza dell'atto che il cittadino sta protocollando. Molte volte possono essere anche atti con dati sensibili sulla famiglia, sulla persona, sui dati personali, vengono dati a una guardia giurata lì presente e poi a distanza di ore questa ricevuta. Questo sono atti, sono cose che non possono succedere in un capoluogo come Teramo e soprattutto aver chiuso l'anagrafe per settimane intere. Allora noi abbiamo ritenuto giusto intervenire per tutelare i cittadini. I cittadini non possono più sopportare tutte queste angherie perché quando un comune non riesce a dare questi servizi diretti non ha motivo più di esistere. Noi possiamo mettere una qualsiasi persona a gestire l'ordinario tranquillamente senza pagare 9 assessori più un sindaco, quando non si danno queste risposte ai cittadini. Quindi abbiamo deciso di fare questo gesto per tutelare appunto i cittadini di Teramo. Il comune vi ha spiegato perché sta succedendo questo? Guardi, sentirsi dire che il problema è il Covid, dopo 2 anni che abbiamo il Covid, quindi farsi trovare ancora impreparati a distanza di 2 anni, non è una giustificazione, ma è un aggravante. Perché io posso capire la prima esperienza Covid, quando tutti impreparati ad affrontarla, ma questa problematica si ripete ogni anno, soprattutto nel periodo invernale.